Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo tutorial di Immortal Phoenix Rising. Oggi ci troviamo nella Valle dell'Eterna Primavera, esattamente qui, diciamo, sotto più o meno la statua di Atena, e andiamo ad affrontare una cripta del Tartaro, che è un'arena, l'arena dell'agilità. Sono due stelline, ragazzi, però è abbastanza complessa, soprattutto se si vuole prendere lo scrigno. In realtà non è tanto complessa. Adesso vi faccio vedere. In questa arena ci sono dei laser. C'è il Minotauro. Vedete, il laser gli toglie quasi metà vita. Se usate fosforo per stordirlo esattamente dove stanno i laser. Esatto. Però non stare troppo vicini. È abbastanza semplice. Adesso ci mettiamo da quest'altra parte. Ah, oppure potete anche provare a congelarlo se avete il potere della freccia. Ecco, adesso laser. Oppure potete provare con i laser da questa parte. Adesso fosforo. No, salto ci dovremmo essere. Non ci siamo. Ok. E questo era un minotauro. Adesso ci sono gli orsi più un sacco di gente. Più sempre il famoso Minotauro. Proviamo a usare fosforo per stordirlo esattamente sul laser. L'abbiamo fatto, però ci siamo messi sul laser anche noi. L'orso è andato. Minotauro è andato. Vabbè, questi qua si possono fare anche normalmente. Dove è andato a finire? Nel senso che non sono complicati. In realtà anche il Minotauro è complicato, però è più che altro per lo sfizio. Naturalmente sono tre incontri, come tutti, ci sono sempre i tre cristalli da sbloccare. Ci sta un po', cioè che no, c'è ancora questo soggettino che ancora dobbiamo. Ok, e questo è il secondo cristallo. E adesso non ci rimane che l'ultimo cristallo. L'unico problema è che qui ci sono le arpie, che naturalmente dobbiamo fare per primo. Uccidiamole un attimo, altrimenti questo ci danno fastidio. Quello lì dovrebbe andare. No. Uccidiamo un attimo questa qui. Ah. Prova a fermare il Minotauro con fosforo. Niente, quello. Forse ce l'abbiamo fatta. Vediamo. Vai, laser. No, è troppo lento il laser.
Mosca. Ok, adesso ci dovremmo riuscire, quello lì è andato quasi. Ma come ha preso il pilastro? Oh. Ops. Ah, boh, questo qua pure è morto. L'orgone pure la possiamo fare. E con questo abbiamo concluso l'arena e potremmo finire. Dobbiamo andare a prendere lo scudo là sopra. Ok ragazzi, adesso non è niente di difficile, escono sempre sono, mi sembra, due minotauri, però sono viola questi qua, e poi esce quel soggetto con un sacco di mani che vi lancia quella cosa per terra, e bisogna stare attenti perché sono, attaccano a tre e caricano a tre, quindi bisogna stare attenti a non sprecare le schivate. Andiamo. I laser sono leggermente lenti. Ecco quello che stavo dicendo. Adesso se ci mettiamo tipo qua dietro e proviamo a intercettarlo. Ok, forse ci riusciamo a intercettarlo. Intercettarlo un'altra volta. Vai laser, laser. Ok, uno è andato. Proviamo un'altra volta. Poi questo, anche questo è quasi andato. E vieni. No, non riusciamo a portare. Forse adesso sì. Adesso fosforo, vai. Vai. Ma dai, ma non è possibile. Prendiamo un po' di mano. Adesso ci riusciamo sicuramente. Oh, laser. Eccolo qui. Ragazzi, questo è quanto. Come avete visto, i mostri sono proprio stupidi. L'unico problema è che dovete stare attenti a non farvi caricare in continuazione a catena da tutti quanti, perché fanno molto male. Fatto tutto ciò, prendete lo scrigno. Questo frammento di metallo colato che ancora dobbiamo capire a che serve, però ne dobbiamo prendere un po' e possiamo concludere l'arena. Ragazzi, come al solito, se questo video vi è stato d'aiuto,
e lasciate un like, aiutate tanto il canale. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un altro tutorial di Immortal Fenyx Rising. Ciao!